Eccoci di nuovo sul canale di Alessia Lux, questo sarà un video tutorial di ricostruzione unghie. Come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale così rimanete aggiornati con i miei nuovi caricamenti, attivando la campanella che è sulla destra della scritta iscriviti. Se vi è piaciuto questo video mettetemi un pollice all'insù, sapete che mi fa sempre piacere. E niente, alla fine del video come sempre vi metto un invito a fare qualcosa, quindi vedetelo fino alla fine se vi va, non sarà un video lunghissimo. Vi lascio alla sigla, vi lascio tutti i link nel box informazioni e su in alto sulla i. Eccoci finalmente al video. L'unghia che faremo insieme è il pollice, come vedete è già preparata, è già limata e tutto quanto. Potete vedere il video di come l'ho preparata nel video precedente o su nella i che vi compare in questo momento oppure sotto nelle informazioni del video. Trovate comunque tutti i link di riferimento anche delle mie playlist. E niente, quindi andiamo semplicemente a preparare l'unghia con i preparatori, visto che tutto il passaggio iniziale è già stato fatto. Sì, dopo facciamo la zumba. E in questo periodo di quarantena, capite bene che c'è mia figlia in sottofondo che mi chiede di fare un po' di zumba. E niente, vi ho lasciato questo pezzo con mia figlia per ridere un pochino. Allora, stiamo utilizzando dei preparatori, tutti di Passione Unghie perché comunque mi trovo bene. Ho utilizzato il Nail Prep, poi ho utilizzato il Binder che è un primer non acido. Tutte e due asciugano all'aria, il primo molto velocemente, il secondo aspettate un attimino che si asciuga. Il primer lo mettete solo sulla parte dell'unghia, diciamo, della ricrescita, molto molto leggero, e lo passate bene su un pad per scaricare l'eccesso di prodotto. Non deve essere tantissimo, se no otteniamo il risultato inverso. Poi passiamo alla base. Andiamo a mettere questa che è una HD con le fibre di vetro, leggermente rosato, molto molto leggero il rosato, infatti è quasi impercettibile, diciamo, sembra trasparente. E ne ho ordinata una più coprente, vediamo, appena arriva ve la faccio vedere, la proverò con voi. Non vedo l'ora che mi arriva il pacchetto. E niente, l'andiamo a massaggiare con un pennello. Io utilizzo un altro pennello, non quello della boccetta, perché mi piace massaggiare la base molto bene. Con questo pennello riesco a farlo, anche perché la base appunto fa da base a tutto il resto della struttura. Quindi se sbagliamo questo passaggio non verrà bene tutto il resto del lavoro. Quindi stiamoci molto attenti, non tocchiamo le cuticole, massaggiamo molto bene, facciamo entrare il prodotto nell'unghia molto bene. Poi andiamo a utilizzare un poligel. Questo vi lascio il link sempre di dove l'ho acquistato e devo dire che mi è piaciuto molto come prodotto. L'unica cosa che vi consiglio è di non utilizzare questi pennelli a setola corta, perché appunto il poligel è molto più morbido dell'acrigel, è molto più lavorabile e ha necessità di un pennello molto meno duro. Ci serve un pennello molto molto più morbido. Infatti adesso, come potrete ben vedere, vado a prendere quello l'acrilico perché ha delle setole molto più lunghe, molto più morbide e trattiene molto più l'acqua e quindi riesco a lavorarlo molto molto meglio. Come potete ben vedere, mi alliscia benissimo la superficie, me la rende omogenea e non con tutti quei solchetti che mi aveva fatto un altro pennello. Insomma, ci mettiamo molto di meno e secondo me per il poligel il pennello a setola corta non è proprio adatto. Comunque le immagini parlano chiare, diciamo che questo colore è molto rosato, però non è molto coprente, cioè è un rosa molto acceso, come potete ben vedere in confronto al cipria, altri colori che ho, è molto molto acceso, però non è molto coprente, come potete vedere bene nel giro cuticole. Ma è utile anche vedere questi difetti dei prodotti, almeno sapete come lavorarlo. Infatti adesso sto lavorando un po' i bordi, i laterali, scusate, no, i bordi, i laterali, e come vedete la ricrescita, il punto di ricrescita un po' in trasparenza si vede. Infatti poi andrò a fare una nail art perché questa cosa comunque non mi piaceva, insomma, che si vedesse il punto di ricrescita. Quindi o andavo a coprire in qualche modo con dei glitter, ecco, potrebbe essere un'idea. Dobbiamo trovare un modo per coprire questo stacco, insomma, di colore.
Andavo a pinzare, ho semplicemente messo il morsetto dopo 15 secondi che ero in lampada, metto il morsetto e poi finisco la cauterizzazione per altri 60 o 90 secondi in base alla lampada che avete. E, come vedete nell'altra mano ho l'acrigel, quello color cipria, come le altre unghie, e vedete che il colore è leggermente diverso, è molto più naturale l'acrigel di questo PolyGel. Come lavorabilità, come limatura, ecco qui lo sto limando addirittura senza aspiratore. E mi ha fatto comunque pochissima polvere, quindi come lavorabilità il PolyGel mi è piaciuto. A me piacciono comunque i prodotti non troppo duri che lasciano i solchi perché mi va di limare poco. Poi sinceramente su me stessa è molto più faticoso limare, soprattutto come avete visto nel video diretta, l'ultimo mio video diretta che ho fatto la mano destra, quindi l'ho fatta con la mano sinistra che non è la mia mano dominante, limare è veramente stancante. Niente, qui andiamo a limare quindi come al solito, come vi ho fatto vedere benissimo in quella diretta che potete anche velocizzare, quindi facciamo il giro cuticole, bene i laterali, bene la punta deve essere sottile, come dice anche Valentina, come una tessera della la tessera dell'auto, tutte le tessere che abbiamo, insomma. Puliamo benissimo il giro cuticole, stacchiamo bene il gel dal giro cuticole, questo è fondamentale. Andiamo a sgrassare, puliamo bene tutto, controlliamo la struttura, deve essere una forma omogenea, deve appunto avere un piccolo stacco dal giro cuticole e bene bene la punta. Qui vi faccio vedere la punta frontale che appunto da una parte era più bombata. Mi raccomando, perdiamoci un pochino di tempo, ma facciamo bene questa punta, anche perché dopo quando andiamo a fare il colore comunque fa ancora più spessore e quindi la punta è fondamentale, è quasi fondamentale di tutto il resto. Andiamo a pulire bene la superficie, insomma in quella diretta che era a velocità naturale sicuramente lo vedrete ancora meglio, e qui andiamo un po' più veloce anche perché il video cioè deve arrivare fino alla nail art, quindi non volevo fare un video lunghissimo, quindi ho leggermente velocizzato. Se vi è sfuggito qualche passaggio comunque potete chiedermi. Io tra il passaggio lima grana grossa e buffer non sgrasso, anche perché il buffer già mi fa vedere comunque tutte le problematiche che incorrono nel frattempo. Ora vado a scollare ancora meglio le cuticole, tutto quello che era rimasto con questa punta a fiamma, questa è una diamantata, mi raccomando, vicino alle cuticole usate solo punte diamantate e non punte che presentano un'abrasività molto aggressiva, perché serve solo per scostare proprio l'ultimo passaggio le cuticole per non avere sollevamenti. Questo passaggio è fondamentale prima di passare al colore. Finito questa operazione andiamo a pulire sempre e a sgrassare e andiamo a stendere il colore. Io stenderò un colore bianco che però la telecamera non ha ripreso, però comunque stendiamo semplicemente un colore bianco, neanche troppo coprente, perché tanto poi andiamo a mettere questo gel trasparente Blooming, Blossing, Blossom, insomma come lo chiamano, questo gel che serve per far espandere i colori all'interno, come l'avete visto in altri miei video, vi lascio i link, ne ho di vari colori e funzionano molto molto bene. Ora ci sono anche dei colori fatti apposta per questo gel che spanciano molto di più, però io ho semplicemente messo in questo grigio che è quello diciamo magnetico, ecco, ho messo un po' di lucido, ma poco poco, giusto per farlo diventare un po' più, che si apriva un po' di più. Aspettate un pochino dopo aver fatto il decoro che vi piace, può essere un fiore, possono essere ecco delle linee, delle virgole come ho fatto io, e decori molto semplici anche perché poi si aprono e quindi dovete considerare che la distanza si riduce. E io ho fatto questo decoro appunto con questo grigio, potevo anche passare il magnete per vedere che effetto faceva, però non l'ho fatto, ma sono andata ad aggiungere questi pigmenti, ormai lo sapete, mi piacciono da morire, quindi li metterei dappertutto. Poi i glitter lo sappiamo, ci attirano a tutte, compresa Valentina che saluto, e quindi non potevo non mettercelo, insomma. Poi quando il colore si è un po' aperto traspariva il bianco, mi piaceva tantissimo vedere proprio questo effetto dell'olografico che si vedeva sotto, si vede benissimo all'inizio del video quando metto diciamo il dito davanti alla finestra. E comunque questo effetto è molto semplice, lo potete fare anche bicolore come vedete nell'immagine successiva che non ho ripreso, ma era semplicemente sempre con quel rosa che avevamo fatto insieme nell'altro video.
quello del ritocco veloce dell'unghia fatta con un gel rosa e il lucido e niente, quindi poi si può fare anche bicolore, a me è piaciuto tantissimo l'effetto e gli olografici secondo me ci stanno benissimo e da Dio, proprio perché in alcuni punti il colore diventa proprio quasi inconsistente, quindi il fatto che ci sia quel leggero riflesso olografico è molto molto bello. Niente, se vi è piaciuto anche a voi mettetemi un bel pollicione all'insù, lo sapete, mi fa sempre piacere. Se volete potete iscrivervi al canale e se siete arrivati fino a qui mettetemi giù nei commenti una faccina, mettetemi uno smile e così io saprò che siete arrivati fino a questo punto e che quindi mi seguite con molta, molta attenzione. Niente, io vi lascio, vi mando un bacione sempre forte forte, anche se in questo periodo non ce lo potremmo dare, quindi è solo virtuale. Spero che questo momento passi presto e niente, un bacione. E un saluto a tutti, al prossimo video, ci vediamo presto con nuovi prodotti da testare. Attiva la campanella, mi raccomando, così ti arrivano gli aggiornamenti e soprattutto le live, perché le live se non entrate nel momento in cui c'è la live, poi ve la perdete, insomma, è vero che durano più di una mezz'oretta, però dovete, insomma, essere avvertiti. Un bacione, ora vi lascio, ciao ciao.